questa scatola non c'è formica ruffa, non c'è Polyergus o Arpegnatus, e nemmeno Solenopsis invicta o Myrmecia. E allora, cosa ci sarà mai in questa scatola? In questa scatola di polistirolo, che le protegge da sbalzi di temperatura e urti durante il viaggio, c'è una specie che appartiene alla sottofamiglia Dorylinae. Non so davvero spiegarvi quanto sono impaziente di vedere dal vivo questa specie, e non vedo l'ora di togliere questi ultimi pezzi di imballaggio, perché sono davvero curioso. Cerapachis sulcinodis. Questa è una specie originaria del sud-est asiatico, che occupa un areale di distribuzione che va dal Rajasthan, in India, alla Thailandia e Filippine, comprendendo buona parte della Cina, il Bangladesh e il Myanmar. Io le trovo davvero belle, nere e lucide, con questo corpo allungato che va dai 9 agli 11 mm per le operaie e dagli 11 ai 13 mm per le regine. Questa colonia è già abbastanza numerosa e gli esemplari sono circa una settantina. Abbiamo detto che è una specie dal comportamento piuttosto primitivo e anche se appartengono alla stessa sottofamiglia non sono formiche legionarie. Come avrete notato, c'è del substrato nella provetta, che è già un primo indizio per la preparazione del loro setup. Evidentemente questo substrato è servito a mantenere un certo gradiente di umidità per tutto il viaggio. Sto facendo delle riprese molto ravvicinate perché sono curioso di individuare la regina. Sicuramente sarà coperta dalle operaie agitate per via di tutto questo movimento. Alcune si sono avvicinate all'ingresso della provetta, mentre la maggior parte di loro è ammassata verso il cotone di idratazione. Sicuramente stanno cercando di proteggere la regina. Sto ultimando il loro setup distribuendo della fibra di cocco inumidita come ultimo elemento per la loro nuova sistemazione. Ho provveduto giorni fa a predisporre un fondo di gesso colorato e colato direttamente in questa arena di vetro di 35x40x5 cm. Sia il gesso che la fibra di cocco contribuiranno a mantenere un alto livello di umidità necessario per loro. In arena è presente un piccolo nido in gas betono nel quale spero ci si trasferiscano presto. È giunto il momento di liberarle in questo nuovo spazio. Posiziono la provetta e tolgo il tappo con la mano sulla quale indosso un guanto protettivo. Sono stupito dal fatto che queste formiche stiano uscendo dalla provetta in modo apparentemente tranquillo, esplorando il territorio senza timore, ma senza mai allontanarsi troppo dalla provetta. Questa è una specie itinerante e non manca di coraggio quando si tratta di esplorare un nuovo ambiente. Sono state inserite in un nuovo territorio sconosciuto e stanno iniziando a tracciare una mappa per le loro battute di caccia e per assicurarsi che non ci siano minacce in agguato. Tra le poche informazioni che sono riuscito a recuperare su queste formiche, ho scoperto che si alimentano prevalentemente di proteine e che devono provenire da insetti vivi o che si muovono ancora. Quindi ho deciso di fornire loro un grillo come primo pasto.
molto suggestivo vederle mentre si avvicinano alla preda con le mandibole spalancate, come se lo stessero studiando, e come sono passate dalla calma che avevano mentre esploravano il territorio fuori dalla provetta alla frenesia della caccia non appena hanno individuato la preda. Come primo pasto, un grillo mi è sembrato l'ideale, ma ho intenzione di provare diversi tipi di insetti per capire quale gradiscono di più e per osservare diversi atteggiamenti e strategie di caccia. Ho dato loro anche dello sciroppo di zucchero invertito, ma senza successo. Pare che non gli piaccia proprio. Intanto continuano ad occuparsi del grillo cercando di portarlo nel nido. Come potete vedere, non sono più in provetta perché hanno traslocato durante la notte e non ho potuto riprenderle. Quindi la sorpresa di trovarle nel nido è avvenuta la mattina dopo e allo stesso tempo, in arena, ho trovato un paio di operaie morte, molto probabilmente a causa dello stress dovuto al viaggio. Si nota della condensa sul vetro di copertura del formicaio poiché è stato abbondantemente idratato. Completo il setup aggiungendo la provetta piena d'acqua e qualche foglia come complemento d'arredo. Ed infine aggiungo un igrometro per poter controllare meglio i valori di umidità e temperatura del substrato. Trattandosi di una specie tropicale, ho predisposto un tappetino per mantenere una temperatura costante di 28-30 gradi centigradi. Una delle difficoltà di allevare questa specie è che bisogna comunque mantenere il 60-80% di umidità mentre il tappetino ci ostacola. Di conseguenza, devo mantenere costantemente umido il substrato contenuto nell'arena, vaporizzando regolarmente. Vi mostro il setup per intero. Arena in vetro con substrato umido, igrometro, provetta dell'acqua e nido che coprirò successivamente. Descrivendovi un po' questa specie, dirò che si tratta di formiche diurne la cui attività di foraggiamento dipende dalle condizioni atmosferiche. Durante la stagione delle piogge sono molto attive e predano principalmente insetti, piccoli roditori e uccelli morti, mentre durante la stagione secca la loro attività scende fino a ridursi del 90%. Ovviamente, quando si parla di stagione secca non dobbiamo pensare ad un deserto, visto che sono native di zone tropicali ricche di foreste umide. Il ciclo riproduttivo di queste formiche è simile a quello delle army ants. Durante la stagione umida, la regina depone un grande quantitativo di uova per poi rallentare il ritmo di deposizione durante la stagione secca. In sostanza, il loro comportamento riproduttivo segue dei cicli abbastanza regolari. Brevi periodi di abbondanti deposizioni, si stimano centinaia di nuove uova deposte nell'arco di 15 giorni, seguono a più o meno lunghi periodi di pausa. Alcuni studi sul comportamento di questa specie riportano che le operaie della colonia depongano spesso delle uova trofiche che verranno utilizzate come pasto per le larve e per le regine. Oltre a questo, Cerapachis sulcinodis è una di quelle specie di formiche che compie dei veri e propri raid ai danni di altri formicai con lo scopo di rapire le larve e usarle come cibo. Visto che sono formiche non allevate comunemente, su di loro non ci sono molte informazioni. Quindi, per me, rappresentano una vera e propria sfida. Sarà una colonia tutta da scoprire.
Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.